Adesso mi ci vorrebbe una donna. Non è venuta. Ecco. Dai, 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 dai. L'altro giorno, nella spazzatura, c'era un letto che avevo fatto io. Una quarantina d'anni fa. Come passa il tempo, caro Polentina? Non chiamarmi Polentina, va bene? Da quando ho visto alcuni facchini dell'IKEA scaricare dei mobili, il signor Coniglio quando mi incontra abbassa lo sguardo. Scopa! Caro Polentina! T'ho detto mille volte di non chiamarmi Polentina. Oh, scusa, Polentina. Non chiamarmi Polentina. Polentina, Polentina. Polentina. Vecchio somaro. Polentina, vecchio somaro. Vecchio somaro. Addio, Polentina! Babbo, avete litigato un'altra volta. Ah no, Pinocchio. Si burla, si scherza, così. Pinocchio, figlio mio, sei stato un bravo studente. Ormai, vedi, io sono vecchio. Devi cercarti un lavoro perché non ce la faccio più, eh? Certo, babbo. Certo. Curriculum vitae, Pinocchio. Questo master è una vera miniera d'oro. Peccato che ci siano così pochi posti. Mi scusi, mi scusi. Oh? Ho sentito casualmente parlare del master. Ah, sì, un vero miracolo. Abbiamo moltissime adesioni, però c'è rimasto solo un posto. Vengo io. Ma sì, mi sei simpatico. Fammi un bonifico di 5.000 euro e sei iscritto. 5.000 euro? Ah, se non vuoi venire non fa nulla, verrà qualcun altro al tuo posto. Però vedi, questo master ti apre le porte del lavoro. Lavori comodi. Le aziende una volta che ti prendono non ti lasciano più. E soprattutto avrai un contratto a tempo indeterminato per tutta la vita.
Non dovrai preoccuparti più di nulla. Nulla. Nulla? Nulla. Va bene, prenderò i risparmi del babbo. Ciao. Scusi, ma per il master? Che master? Quello per avere un lavoro. Ma quale lavoro è lavoro? Qui lavoro soltanto io. Professor Grillo? Professor Grillo, qui! Professor Grillo? Chi è? Ah, Pollicino! Pinocchio, professore. Ah, già, già, Pinocchio. Che mi dici, Pinocchio? Professore, io volevo... Ci vediamo dalla tua laurea. Che bella laurea che fu. Un lavoro. Un lavoro? Un lavoro. Dunque, difficile. È assai difficile in questo momento. Professore, ma lei diceva che io ero il suo studente migliore. Ma senza dubbio, senza alcun dubbio. Ma non è il vestito bello che fa il signore, ma il vestito pulito. Ma che sto facendo? Non è qui! Pensa, Pinocchio, l'anno prossimo mi taglieranno una cattedra. Proprio a me, incredibile. E non insegnerà più, professore? Oh, no, no, ne ho altre sei. Però i casi possono essere tanti. Francamente, Pinocchio, chi cerca, trova. E tanto va la gatta, lardo che... insomma, Pinocchio, tu sei intelligente. Grazie. Ricorda, questo è sempre il migliore dei mondi possibili. Vediamo un po'. Ecco. Grazie, professore. Ciao, Pollicino! Pinocchio. Pinocchio. Me ne sbatto il cazzo dell'assessore! Quei fondi sono miei! Sì, sì, miei, devi stornarli! Se vado in fondo, trascino tutti con me. Il cinghialone, il caimano e il gobbo. E te anche. Ma vaffanculo. E tu chi sei? Io sono Pinocchio. Beh, vorrei un lavoro. Non c'è lavoro. E ho studiato, mi sono laureato, ho preso la patente europea e conosco perfettamente l'inglese. Il mio babbo non ce la fa più a lavorare. Mi manda il grillo. Sì, sì, buono quello. C'hai un curriculum? Certo. Marionette, bimbo prodigio, cinema, televisione. Teatro. Poverino, sai ballare, cantare? Sei un artista, insomma. Laurea 110 e lode. Ma che corso? Lettere moderne. Grazie. Ti voglio aiutare. Ne ho visti parecchi come te che escono da quella fabbrica di disoccupati. Domani mattina 6:30, puntuale, si inizia. Grazie, signor Mangiafuoco. Grazie, grazie. Non la deluderò. Lucciola! Credo che a questo punto potremmo fare qualche foto. Certamente. Grazie. Comunque noi siamo una compagnia molto affiatata. Sì. Una specie di grande famiglia. Mi faccia un sorriso.
Di più? Esatto. Perfetto. Comunque, una volta finito questo spettacolo, potrò portare in scena il mio Macbeth. Scusa. Ragazzi. Ti interessa la letteratura del nuovo millennio? Ragazzi, scusate. Scusami, puoi... Come scrivere un libro senza mai averne aperto uno? Ce l'hai il permesso per stare qui? No. Ce l'hai un contratto di lavoro? No. Come ti chiami? Pinocchio. Fiori bianchi per una morte bianca. Manca molto anche a te, vero? Sì. Ciao, Medoro. Tu devi entrare nella pubblica amministrazione. Ti la metti a fare. Io vorrei fare l'insegnante. Tu? Nella vita vuoi fare l'insegnante, il professore. Sì, mi piacerebbe. Vabbè, professore, fammi pensare. Orario comodo. Sì. Stipendio fisso. Sì. Settimana bianca. Vabbè, però sempre pubblica amministrazione, no? E allora dov'è il problema? Il problema è che non fanno più concorsi. Ma il concorso è una cosa ridicola, non serve a niente. Tu devi andare dal tuo onorevole di riferimento. Ma io non ce l'ho un onorevole. Qualcuno si trova sempre. Un assessore provinciale, un consigliere comunale, un segretario di partito regionale. Tu vai là, dici buongiorno. Buongiorno. Io avrei bisogno di un posto di lavoro. Le porto il voto di mio padre e di mia madre. Ma io non ce l'ho la madre. Ma non è questo il punto, uno zio, una zia, un parente. No, grazie. Più siete, meglio è, il posto esce sicuro. Oh, signora, ma lo sai che siamo solamente io e il mio babbo.
La fai sempre facile, tu. Fai come credi. Ah, alle prossime elezioni porto il mio candidato, eh. Lucignolo, ti ricordi quando venivamo da bambini? Funzionava. Ma che dici? Dico, era immenso. Sì. Vabbè, io devo andare. Devo timbrare il cartellino, è il mio turno. State bene. Ciao, Lucignolo! We'll be right back.